Parlami di come è nata soltanto in un attimo. In un attimo. No, non è vero. Sai, descrivere la genesi di una canzone non è semplice, insomma, credo che sia molto complesso, molto più complesso l'elaborazione di un brano, da dove arriva, come arriva e quando arriva, e poi dove ti porta. Tu da dove sei partito? Sono partito proprio dalla vita quotidiana e dalla routine che accomuna la maggior parte della gente. La motivazione madre per cui tu hai dato vita a Soltanto in un attimo. Ma io credo che la gente si incroci durante il corso di una giornata, non ci si osserva abbastanza. E questo fa sì che ognuno viaggi nella propria direzione. Se tu nella tua canzone dici che vita è che corre lungo questa routine, la routine. Della vita quotidiana, come dicevo prima, il fatto che ci si canalizzi, se vuoi, fare sempre le stesse cose, più o meno, è anche una questione di sopravvivenza. Però io sono convinto che nella maggior parte ci sia questa voglia di avere di più, di avere qualcosa di più. E a volte basta un attimo per accorgerti questa cosa. Momento, no? Per riuscire a capire che quello che hai, non che non lo apprezzi o che non te ne renda conto di quanto tu già abbia, però volere di più è una costante, forse è meno male, perché avere magari sempre più ambizione, volere sempre qualcosa di meglio, io credo che sia una cosa positiva, non credo che sia una cosa negativa come tante volte ci fanno credere. Forse proprio per non lasciarci spazio e non lasciarci emergere. E allora ci tengono lì, dicendo che devi già godere di quello che hai. Però non ti dicono di fare di più, di avere di più, di poter arrivare a qualcosa di meglio. Ci canalizzano come gente che deve fare già quello che fai, quello che fai è già abbastanza. Invece non credo che sia così. Cioè, credo Quindi che la gente debba sempre cercare di incrementare quello che ha. in te c'è una ricerca al miglioramento. Sempre, ovviamente, costantemente. E in soltanto in un attimo, come hai voluto dirlo? Soltanto in un attimo veniva ancora più, in modo più delicato questo argomento, proprio perché anche nel finale quando dice quando in un giorno migliore avrai quelle piccole cose che cerchi di poter, poi se vuoi le cose che cerchiamo, no? Cerchiamo la condivisione, no? L'obiettivo di ognuno di noi credo che sia condividere. E poi ti rendi conto effettivamente quanto quelle famose piccole cose siano le cose più importanti, sono le cose più difficili da avere.